dormienti sono, no, romanzo di spie, no, sono quelli che fanno lavori un po' comuni, l'avvocato, il barista, il meccanico, e che quando arriva la frase chiave, il lombrico esce dalla tana, questi si attivano e vanno a compiere il loro atto di sabotaggio, no? Fanno quello che devono fare. E beh, uguale quando sentono il nome Vannacci. Allora, l'altro giorno era nel suo profondo stato di ibernazione, Rosy Bindi ha sentito il nome Vannacci, Rosy Bindi si è svegliata di colpo. Se voi vedete il video, c'è un perlinato dietro, no? Secondo me l'hanno messa pure in sauna per riscaldarla. L'hanno riscaldata e poi Rosy Bindi ha cominciato a proferire, perché se io dicessi le idee di Vannacci sono fasciste, Vannacci mi denuncerebbe, ha fatto la sua domanda e poi si è rimessa in stato di ibernazione. Ma fosse stata una, ho detto, vabbè, è un'eccezione. No, ma c'è stato il secondo esempio. Il secondo esempio è stato Bertinotti. Ve lo ricordate Fausto Bertinotti con l'Oden di lana color cammello? Anche lui era in stato profondo di ibernazione, ha sentito Vannacci, si è alzato, Vannacci, allora ha detto Vannacci è il mostro della società moderna, e poi si è rimesso a dormire ed è ritornato in stato di ibernazione. Le 560.000 persone che mi hanno votato non dovevano votarmi? Stai offendendo questi signori? Per quale motivo la destra si dovrebbe meritare qualcosa di meglio? E chi sarebbe questo qualcosa di meglio? Ce lo spieghi tu, signor Mascheroni? E in base a quale criterio io, cioè la destra non mi dovrebbe meritare? Qual è il criterio? Il curriculum? Allora, mi porti un altro politico italiano che ha il mio curriculum. Bravo! Non ne ho mai fatto un vanto, non ne ho mai voluto fare un vanto, anzi quando ho presentato il curriculum per presentarmi alle elezioni ero un po' imbarazzato. Comunque io ho 3 lauree, ho 2 master di secondo livello, parlo 7 lingue. Me lo trovate un altro politico che ha questo curriculum? Io faccio una domanda. No? Trovatemi. Quindi Mascheroni, ma in base a che cosa hai fatto questa valutazione? Perché hai scritto questa frase? Io voglio capirla questa questione. Allora, oggi in aereo ho detto, ma probabilmente mi sbaglio. E sono andato a prendere i curricula di altri 2 politici, 2 a caso, che ultimamente hanno parlato di me, parlano molto spesso di me. No, Salis non parla mai di me, peraltro non capisco neanche perché quando si parla di me si parli della Salis, non vedo che cosa ci sia che ci accomuna. Solo che siete mediatici e fate impazzire il show. No. Allora, io ho preso per esempio il curriculum di Gasparri. Gasparri parla di me. Gasparri non è laureato, ha fatto il giornalista per 2 anni al Secolo d'Italia e da quel momento poi ha vissuto di politica. Quindi la destra si merita Gasparri? No, però non si merita me. E poi ne ho preso un altro per la felicità di Fanpage, la Gripaudo. Gripaudo, istituto tecnico, non è laureata, ha fatto l'educatrice per un paio d'anni e poi si è data alla politica, anche lei vive di politica. Allora la destra non si merita Vannacci, ma la sinistra si merita la Gripaudo in base al curriculum? Cioè spiegatemelo. Penso che la politica in Italia è zero. Allora, io al signor Mascheroni, laureato in lettere moderne con una tesi in storia medievale, dico con grande rispetto di ritornare a studiare la storia medievale e magari di evitare di esprimere giudizi un poco appropriati sul sottoscritto.